Salve a tutti, salve e ben ritrovati a questo appuntamento. Come vedete dalla presentazione, siamo con l'avvocato Lorenzo Tamos, con il quale ci troviamo spesso per trattare delle tematiche legate all'applicazione del GDPR, questa volta su un tema molto di attualità. Lorenzo, a te subito la parola, fai già una presentazione di chi sei per i pochi che ancora non ti conoscono. Vai, Lorenzo. Sì, grazie Simone, buonasera a tutti, ciao a tutti. Siamo qui a parlare di trattamento dei dati personali, siamo qui in particolare a parlare delle modifiche relative al nostro codice nazionale, di cui al DLGS 196-2003, per come lo stesso è stato impattato da parte del governo con un decreto legge cosiddetto capienze. Di cui appunto potete apprendere dalla slide, quindi decreto legge numero 139 dell'8 ottobre 2021, entrato in vigore il 9 ottobre del 2021. Ecco, Io, come diceva Simone, diciamolo sono. subito, ecco, diciamolo subito che è un decreto che per la prima volta, diciamo, introduce delle disposizioni relative non tanto al trattamento dati personali, perché già in altre misure emergenziali era emerso, ma gli dedica un settore a parte, un intervento anche abbastanza dirompente, quello di questo provvedimento. Quindi io ho già fatto una diretta sulla parte capienze, quindi i limiti dei spettacoli, cinema, eccetera, eccetera. Questa parte qui, che invece analizziamo con Lorenzo Tamos, riguarda specificamente il tema del trattamento dei dati personali. Diciamolo così, lo anticipo io. Il governo sembra vivere in maniera restrittiva la normativa sul trattamento dei dati personali come potenziale ostacolo alle misure di salvaguardia. Diciamo brutalmente, scusatemi, lo dico brutalmente, potrebbe creare impacci alle pubbliche amministrazioni e quindi si determina una serie di disposizioni che analizzeremo nel dettaglio, che analizzerai nel dettaglio, quindi disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali, che è il capo quarto di questo decreto legge. A te la parola, andiamo subito alla tua presentazione. Sì, in effetti Simone, hai toccato un tema caldo. Negli ultimi giorni si sono sollevati una serie di vespai in relazione a questo decreto legge, proprio nella parte in cui lo stesso va a incidere, va a modificare il nostro codice nazionale in tema di trattamento dei dati personali, che come noi tutti sappiamo è quel codice che serve a specificare quegli spazi discrezionali che il regolamento generale 679 del 2016 ha lasciato a tutti gli stati membri. Alcuni commentatori, primi commentatori di questo decreto, si sono un po' stracciati le vesti, hanno detto che si tratta di sostanzialmente un terremoto, altri commentatori sono stati più cauti e hanno detto che in realtà non è cambiato nulla rispetto a una serie di previsioni che già si potevano avere, già si potevano considerare nella versione del codice nazionale antenovella del 2018. Ma iniziamo a parlare del decreto. Due parole sul decreto senza voler fare qui una digressione in tema di diritto costituzionale. Allora, è un po' particolare che il nostro governo e il Consiglio dei Ministri intervenga con un decreto legge a modificare il codice nazionale, perché noi sappiamo che il decreto legge ha una durata sua propria fisiologica di 60 giorni, deve essere assunto in determinate condizioni sulla base di alcuni presupposti che sostanzialmente sono quelli della straordinarietà e della emergenza. Il decreto legge, se non viene convertito in legge dalle Camere, secondo l'articolo 77 della Costituzione, entro 60 giorni, deve essere considerato decaduto, decade il decreto legge. È vero, il decreto legge può essere, diciamo così, salvato, o perlomeno non il decreto legge può essere salvato, ma gli effetti che dal decreto legge si sono prodotti potrebbero essere salvati attraverso una legge che viene assunta dalla Camera, quindi dal Parlamento, ed ha un effetto sanante di tutto ciò che quel decreto legge ha prodotto. Quindi un primo aspetto sul quale meriterebbe dovremmo soffermarci. Il primo aspetto qual è? Che questo decreto legge, come andremo a vedere tra poco, impattando sul codice nazionale, non dà certezza del fatto che venga convertito in legge, né che il Parlamento assuma più avanti una legge cosiddetta sanante.
È vero, il governo si sente particolarmente forte, abbiamo un Parlamento che potremmo considerare, tra virgolette, debole, si potrebbe anche scommettere sul fatto che intercorrerà una legge di conversione, ma tutte le istituzioni, tutte le pubbliche amministrazioni che sono interessate dalle modifiche di questo decreto legge, apportate in particolare dal capo quarto articolo 9, non è che possono mettere la mano sul fuoco che effettivamente tra 60 giorni o successivamente con una legge sanante questo decreto trovi una conferma a livello di legge ordinaria. Ecco, una potrebbero mettere... mi inserisco un attimo per dire appunto che mentre il recepimento, tra virgolette, termine improprio, del GDPR è avvenuto con decreto legislativo, mentre durante il governo Conte sono state introdotte disposizioni in materia di trattamento dati personali per il periodo emergenziale, ma come misure straordinarie che non hanno modificato il codice, ma hanno dettato una disciplina, diciamo, temporanea, transitoria, ancora vigente, ma senza toccare il codice, questa è una modifica del codice stabile, quindi c'è questo aspetto, si usa la necessità e l'urgenza per poi determinare effetti che rimangono anche, speriamo presto, una volta che la pandemia è finita. A te. Sì, ma a proposito di questi effetti, tu Simone mi insegni che se non abbiamo la conversione o non abbiamo l'assunzione di una legge sanante, questi effetti devono essere considerati sostanzialmente legittimi o illeciti in caso del trattamento dei dati ex tunc, cioè a partire dal loro inizio, ed è per questo che io volevo sottolineare la validità temporanea di questa norma eccezionale ed urgente che ha impattato sul codice nazionale e che non dà la certezza al 100% di ritrovarsi poi su una sorta di rete attenuante per forza di cose. Potrebbe essere così, ma potrebbe anche non essere così. Quindi tutte quelle autorità competenti, istituzioni che intendano innescare un trattamento dei dati che non è istantaneo ma che può portare ad avere degli effetti anche successivi, non possono, ripeto, mettere la mano sul fuoco che tutto ciò che troveremo in termini di modifica all'interno di questo decreto si trasformerà in una legge ordinaria. Non solo, ma potrebbe essere anche interessata la Corte Costituzionale. Noi sappiamo che la Corte Costituzionale negli ultimi anni ha predicato più volte circa due elementi che non dovrebbero caratterizzare la decretazione d'urgenza. In primo luogo la reiterazione dei decreti legge, e potrebbe non essere questo il caso. In secondo luogo, uno dei secondi aspetti principali è quello relativo alla omogeneità del decreto legge. È vero che per omogeneità del decreto legge non deve intendersi che il decreto legge debba occuparsi soltanto ed esclusivamente di una materia a sé stante, può riguardare più materie se connesse tra loro o se riguardanti un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, però mi sembra che per quanto riguarda l'articolo 3 di questo decreto legge, che con riferimento all'estensione dell'obbligo dei Green Pass dà la possibilità sia ai datori di lavoro pubblici che ai datori di lavoro privati di richiedere il possesso o meno del Green Pass anche anticipatamente per potersi organizzare a livello aziendale, la tutela delle minoranze slovene in una regione italiana non mi sembra così coesa e così attinente allo stesso decreto legge. Quindi è un decreto legge che presenta degli elementi di eterocliticità, cioè eteroclitico, non è omogeneo, e questo potrebbe anche stuzzicare la Corte Costituzionale laddove investita da parte di un giudice italiano, ma questo è il meno. Sicuramente rispetto al comunicato stampa assunto dal nostro governo, abbastanza edulcorato, anzi se uno lo legge dice va tutto bene, ma che bravi, semplificazioni in termini di trattamento dei dati, sono stati ridotti dei giorni affinché il garante possa esprimere il proprio parere con riferimento al PNRR e al piano ambientale energetico 2030, e di conseguenza poi hanno anche aumentato, hanno potenziato le competenze del garante, quindi tutto positivo, tutto va bene, tutto va nell'indicazione giusta. Però questo comunicato in realtà non è la faccia palese del contenuto del decreto, e andiamo a vedere i punti salienti. Non so se vuoi andare avanti con la slide. Ecco, anche dalla rubrica, no? Noi abbiamo questo decreto legge che mette in evidenza la motivazione di straordinaria necessità e urgenza di semplificazione anche rispetto al trattamento dei dati, e quindi anche rubrica e motivazione del capo, se lette di per loro, farebbero pensare a un intervento non solo positivo ma anche necessario. Andiamo avanti con la slide, Simone, che così sì. Entriamo subito nel vivo.
ti chiedo scusa. Ecco, qui ho fatto una piccola panoramica, si potrebbero grosso modo semplificare le norme che hanno riguardato il codice nazionale suddividendole in due gruppi. Da una parte abbiamo le norme rese oggetto di modificazione o di aggiunte, in particolare l'articolo 2 ter del codice, che riguarda le basi giuridiche per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Dall'altra parte abbiamo l'articolo 144 bis, che riguarda il cosiddetto revenge porn e la possibilità di effettuare delle segnalazioni, ma in realtà anche dei reclami, senza subire gli effetti di quella che è la previsione del codice penale, in particolare l'articolo 612 ter, no? Che prevede appunto che nessuno possa comunicare, diffondere immagini a sfondo che rappresentano contenuti sessuali delle persone che sono riprese dalle stesse. Invece dall'altra parte abbiamo proprio le abrogazioni o soppressioni. È stato abrogato il comma 5 dell'articolo 132, conservazione dei dati di traffico o comunque dei dati di tipo telematico per finalità di accertamento di polizia. È stato abrogato l'articolo 2 quinquies dieces, il cosiddetto trattamento che poteva presentare dei rischi elevati per esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed è stato abrogato anche l'articolo 137,2 per quanto riguarda le varie, diciamo così, armonizzazioni. L'intervento che ha impattato in maniera più significativa è probabilmente, se vogliamo andare avanti, quello di cui all'articolo 2 ter del nostro codice. Questo articolo lo dovremmo sapere, per chi si ha chi si cimenta in ambito di trattamento dei dati, dava la possibilità a tutte le pubbliche amministrazioni ed istituzioni di poter effettuare o comunicazioni o diffusione di dati in particolari circostanze laddove esisteva una base giuridica legittimante. Quindi diceva questo articolo in buona sostanza, ove esiste una finalità che è espressa da una norma sia a livello sovranazionale che a livello nazionale, le pubbliche amministrazioni, e laddove questa norma preveda delle specifiche modalità attraverso le quali poter effettuare il trattamento dei dati, le pubbliche amministrazioni e le istituzioni potevano tra loro effettuare la comunicazione di dati non particolari e non afferenti alle categorie di cui all'articolo 10 del GDPR, quindi afferenti ai cosiddetti reati, esecuzioni di sanzioni penali o reati in senso ampio. Quindi le categorie dei dati particolari non sono stati mai toccati, interessati da questo articolo, ma questo articolo consentiva, laddove vi fosse stata la base giuridica, una legge che permetteva all'istituzione e le PA di comunicare tra di loro i dati, di farlo. Laddove la norma non fosse esistita, le PA avrebbero dovuto invece rivolgersi al garante, il quale garante avrebbe dovuto esprimere il proprio parere entro 45 giorni e se non l'avesse fatto entro 45 giorni, le pubbliche amministrazioni avrebbero potuto beneficiare del silenzio assenso, dell'istituto del silenzio assenso, e quindi provvedere alla comunicazione dei dati. La diffusione, che è diversa dalla comunicazione, quindi comunicazione dei dati a un soggetto determinato, a soggetti determinati, diffusione è il trattamento dei dati che si realizza attraverso la comunicazione degli stessi a soggetti indeterminati, potrebbe essere anche la pubblicazione sul web o su uno dei tanti canali internet, era ammesso solo se specificatamente prevista dalla legge. Questa possibilità è stata modificata, nel senso che viene meno, se vogliamo andare avanti, la possibilità delle pubbliche amministrazioni, laddove non esiste la base giuridica, di rivolgersi al garante, perché è stato introdotto il comma 1 bis relativamente al trattamento, dove si dice che laddove le pubbliche amministrazioni, istituzioni, praticamente tutte, anche gli organismi partecipati, anche le partecipate, tranne che per gli enti pubblici economici che operano sul mercato in regime di libera concorrenza, possono, indipendentemente dall'esistenza di una norma, ove la stessa non esista, quindi attraverso un atto amministrativo che debba avere determinate caratteristiche, essa stessa decidere e determinare quando comunicare o, vedremo dopo perché, anche diffondere dei dati. Questa norma è stata subito criticata sotto due profili che secondo me sono entrambi sbagliati. Il primo profilo si dice è stata legittimata la pubblica amministrazione ad autoattuare una sorta di legittimo interesse che sarebbe impedito dallo stesso articolo 6 del GDPR,
che con riferimento all'esercizio di tutti quei compiti che deve compiere la pubblica amministrazione o che devono compiere le istituzioni, non permette alle stesse di utilizzare come base giuridica legittimante per il trattamento dei dati il legittimo interesse, perché è riservato soltanto agli imprenditori, ai privati in generale, chi svolge un'attività di tipo privatistico. Questa è una considerazione sbagliata, un po' affrettata, perché se noi andiamo a leggere esattamente l'articolo 6, in particolare il paragrafo 3 dello stesso, il paragrafo 3 mette una disgiuntiva o e dice: attenzione, perché con riferimento alla lettera E di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6, le nostre basi legittimante, quindi lettera E è il perseguimento di un pubblico interesse attraverso l'esercizio di compiti che sono finalizzati all'attuazione di quel pubblico interesse, questo tipo di possibilità di comunicazione e diffusione deve essere prevista dalla legge o sovranazionale o nazionale, o per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1 lettera E, pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri collegati all'attuazione del pubblico interesse, sia necessario ad attuare le finalità di cui si fa portatrice la pubblica amministrazione. Quindi questa previsione in realtà c'era già nell'ambito del regolamento generale e in pochi se ne sono resi conto, dei vari commentatori che si sono stracciati le vesti. Non è questo il problema che interessa questo decreto legge. Poi, se avrete la pazienza di seguirci, vi dirò qual è il vero problema di questo decreto legge. Quindi questa possibilità era già prevista nel Codice Nazionale Antinovella 2018 ed è stata confermata a livello sovranazionale dal Regolamento Generale Articolo 6, paragrafo 3, proprio con riferimento a questo aspetto, cioè le istituzioni pubbliche amministrazioni possono, laddove le stesse devono attuare la loro finalità, diciamo, di tipo generalistica, anche adottare degli atti per poter effettuare quelle comunicazioni necessarie ad attuare la finalità pubblicistica. Ok? Non so se mi sono spiegato o sono stato abbastanza chiaro. Assolutamente, però assolutamente. Faccio una breve riassunto io da spettatore. Allora, intanto premettiamo che il codice ante GDPR già prevedeva una disposizione analoga, era il GDPR che aveva portato il legislatore nazionale a rimuovere questa previsione, per cui davamo per scontato in Italia che non esistesse più la possibilità di introdurre una misura, diciamo, autolegittimante. Però, come dicevi bene te, il GDPR di per sé stesso non la esclude. Diciamo, no. Non l'avevamo attuata, adesso la stiamo attuando. Non è in contrasto diretto con il GDPR. No, ma più che attuazione, era facoltizzata, certo, dal GDPR. Quindi, se voi andate a prendere l'articolo 6, paragrafo 3, il capoverso successivo alla lettera B, dopo o la disgiuntiva o già sussisteva questa possibilità. Quindi non è questo il problema tecnico-giuridico che può riguardare le pubbliche amministrazioni. Non sono state lasciate a mano libera a fare quello che vogliono e soprattutto a fare quello che vogliono, come ho sentito da parte di alcuni, anche purtroppo da parte di alcuni legulei che popolano il web nel dire, Nel protestare che dal 9 ottobre in avanti la pubblica amministrazione avrebbe potuto trattare e comunicare anche dati di natura particolare. È proprio sbagliato. Quindi c'era la possibilità facoltizzata a livello sovranazionale dall'articolo 6, che è stata interpretata in un primo momento dal nostro legislatore nel modo originario e dopodiché ha modificato col strumento discutibile, poi andremo a vedere perché, col decreto legge, questa possibilità. Vedremo se il Parlamento, in sede di conversione, il disegno è già stato presentato dal Consiglio dei Ministri al Parlamento, è presentato istantaneamente e in realtà il Parlamento avrebbe ministri entro 5 giorni, però vedremo se in sede di conversione questa ulteriore modifica facoltizzata dal regolamento rimarrà. Quindi questa è la prima parte. Se noi andiamo avanti con il comma 2 ter per come è stato modificato, non so se puoi andare avanti Simone, andiamo a vedere il comma 3. Eccolo, non so qua. Se l'hai già fatto vedere il comma 3, ecco. Quindi c'è stata questa aggiunta, quindi comma 1 è stato aggiunto il comma 1 bis, che dà la possibilità di autodeterminare il tipo di trattamento rispetto alle comunicazioni e diffusioni. Comma 3 infatti prevede proprio questo, aggiunge o se necessario sintesi del comma bis, e dal combinato disposto del comma 1 bis e del comma 3 per come modificato dal decreto legge 139 del 2021, noi abbiamo anche la possibilità di permettere alle pubbliche amministrazioni di diffondere i dati in questo periodo di, diciamo così,
interregno governativo che ha impattato sul trattamento dei dati. In questi 60 giorni, no? Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni le più coraggiose, quelle che ritengono di scommettere che vi sarà una conversione e non vi sarà interregno. Qui ti fermo perché tu stai molto insistendo su questo fatto, però il decreto legge è fonte normativa legittimante, eventualmente la responsabilità della mancata conversione ricade sul governo. Ora io parlo da dipendente pubblico. Attenzione, poi parleremo anche della titolarità, perché no, qui nessuno ha individuato i veri problemi di questo decreto legge. Tutti messi a commentare. Lorenzo, lo chiarisco perché dal punto di vista strettamente normativo il dipendente pubblico che attua il decreto legge sta attuando una norma vigente e non provvisoriamente vigente. Qualora non sia convertita in legge, il governo potrebbe essere responsabile del trattamento che ho fatto in virtù di una norma non convertita, e se non determina gli effetti della mancata conversione potrebbe, diciamo, in generale responsabilità. Sono d'accordo con te, laddove il trattamento che venga innescato inizi e finisca sicuramente entro i 60 giorni. Dopo i 60 giorni si realizza una sorta di scommessa. Però verrà quindi io non posso non prendere, sì, ma io non posso non prendere in considerazione questa eventualità, al di là del fatto che qui c'è una grande problematica nell'individuazione di chi sia effettivamente nell'ambito del grande mondo creato dei Green Pass il titolare del trattamento, e poi la vedremo. A mio avviso, io come istituzione, a meno che non abbia la possibilità di effettuare un trattamento pressoché istantaneo, io prenderei in considerazione anche l'eventualità di una conversione non identica, l'eventualità di un ricorso alla Corte Costituzionale e l'eventualità di avere a che fare con una norma, come io ritengo, il decreto legge in questi termini, illegittima. E tu mi insegni che il pubblico dipendente deve comunque poter esprimere il suo no a fronte di una norma che deve considerarsi, adesso per me è palesemente legittima, ma io faccio sto lavoro da 25 anni e riesco anche a così individuare e inserirmi nei meandri della normativa. Per qualcun altro magari potrebbe essere più difficile, però dopo cercheremo di scoprire il perché di questa mia considerazione. Comunque quello che ha detto Simone è molto corretto, voglio dire, la responsabilità primaria è da ricondursi al governo, quindi al Consiglio dei Ministri. Ma forse non è propriamente così, potrebbe non essere propriamente così. L'articolo 2 quinquies dieces è stato abrogato. Qui, ancora una volta, i primi commentatori si sono affannati a commentare questa norma. Questa norma di per sé nasce inappropriata. Cioè, che cosa si diceva con questa norma sempre facoltizzata in generale dal regolamento 679 del 2016? Si diceva, con riferimento ai rischi, a quei trattamenti che comportano un rischio elevato, noi potevamo, come Stato, permettere al garante, all'autorità amministrativa indipendente di controllo, di essere lei colei che con provvedimenti generali indirizzava e forniva delle misure sul come poter procedere rispetto a questi trattamenti ad alto rischio per i cittadini. Questa norma richiamava l'articolo 36 paragrafo 5 del regolamento, che però non c'entra nulla, perché l'articolo 36 paragrafo 5 del regolamento fa riferimento alle possibilità che lo Stato chieda alle istituzioni prima di procedere la consultazione preventiva. Quindi il paragrafo 5 dell'articolo 36, l'ho riportato sotto, fa riferimento alle consultazioni preventive, ma non all'attribuzione del garante, che comunque gli è stata attribuita con legge, della possibilità di assumere dei provvedimenti generali che indichino il come procedere in quei trattamenti che presentano un rischio elevato. Quindi la norma, il 2 quinquies dieces, è stata abrogata. La norma al suo interno conteneva un riferimento non del tutto appropriato e comunque questa norma non c'è più. Quindi non vi è più la possibilità del garante di dare quelle indicazioni generali sul come procedere nel trattamento dei dati che presentano rischi elevati. Anche il comma 5 dell'articolo 132 è stato abrogato con questo decreto legge. Noi sappiamo che l'articolo 132 riguardava i gestori sia telefonici che telematici, no? Quindi il traffico telefonico e il traffico telematico dovevano svolgersi ovviamente con le cautele del caso, ma in più si dava la possibilità al garante di assumere delle misure
che andavano a fungere quale presupposto legittimante. Quindi ancora una volta, per questi dati di traffico, che potevano essere dati di traffico molto delicati, no? Si parla di accertamenti di polizia, di attività che comportano il trattamento dei dati per l'accertamento e la repressione dei reati, si dava la possibilità al garante di dare delle indicazioni generali preventive sul come effettuare questo trattamento. E questo comma 5 è stato abrogato. Quindi noi avremo i gestori di traffico e le autorità competenti, non necessariamente soltanto autorità di polizia, che non avranno più la possibilità di poter farsi forti dei provvedimenti generali assunti dal garante, dall'autorità garante di controllo nazionale, che potevano dirgli come effettivamente compiere quei tipi di trattamenti. E qui ci sono le abrogazioni cosiddette di armonizzazione, cioè dove appare il 2-quinquies-dieces e dove appaiono le norme che sono state rese oggetto di abrogazione, ovviamente sono state soppressi i relativi riferimenti. Ecco, questo è poco importante. Poi l'altra novità è quella data dall'articolo 144 bis, il cosiddetto revenge porn. Non so se tu l'hai già commentato oppure no, quando hai commentato... Due parole velocissime. No, ma questo va benissimo, ci può stare anche nell'ambito del presupposto che avrebbe legittimato il governo a assumere il decreto legge. Effettivamente c'è questo problema e quindi è stato inserito questo 144 bis. Chiunque, compresi i minori ultra 14 anni, abbia fondato motivo di ritenere che di essere reso oggetto di contenuti con un esplicito riferimento ad immagini sessuali può fare una segnalazione al garante. Possono essere anche i genitori degli stessi che esercitano la responsabilità genitoriale e di conseguenza il garante potrà adottare i suoi poteri di interdizione, di intervento, di soppressione, di comunicazione alle forze dell'ordine e via dicendo. E su questo non ci sono grandi problemi. Io qui ci vedo un problema sul consenso, perché non c'è un coordinamento rispetto alla norma, alla fattispecie penalistica 612 ter, perché diffusione di contenuti sessuali senza il consenso della persona rappresentata. Ma è ovvio che un 14enne, un 15enne, anche con il proprio consenso, non potrebbe permettere la diffusione di immagini che lo riprendono in maniera sessualmente evocativa, comunque che abbia con un oggetto di contenuti sessuali. Sì, quindi, però il 144 bis mi interessa relativamente. Si riferiva a terzi probabilmente, quindi nel momento in cui io trasmetto un video in cui sono coinvolte terze persone e tecnologicamente non riesco ad oscurarle, io che trasmetto il video magari di un gruppo, ok, in una situazione sessualmente delicata, non integro il reato di comunicazione. Sì, però qui c'è la problematica del consenso espresso tra minori per poter riprendere delle immagini a contenuto sessuale e poterle diffondere da parte di altri minori. Vabbè, bisogna entrare un po' nello specifico dell'aspetto penalistico, però mi sembra veramente il meno questo problema. Poi magari non l'ho nemmeno individuato bene. È l'unica disposizione nella quale i poteri del garante sono rafforzati. Ecco, sì, comunque va benissimo, i poteri del garante sono rafforzati, è giusto in questo senso. Perfetto. L'ultimo intervento è quello del comma 3 dell'articolo 9. Mi pare che anche qui tu abbia detto qualcosa, più di qualcuno si è interessato. C'è qualche commentatore che ha parlato addirittura di scontro politico tra autorità amministrativa indipendente e il governo. Per me non si può parlare di scontro politico, perché l'autorità, il collegio che è composto da 4 membri, che è nominato dalle Camere, una volta che viene nominato poi esercita la sua funzione indipendentemente dal potere politico, anche perché non può essere rinnovato, no? Noi sappiamo che dura 7 anni, in certi casi 8 sotto la motrice Soru. Però lì è stato un caso patologico e non può essere rinnovato, quindi c'è un'indipendenza. In questo caso che cosa ha fatto il nostro governo? Ha detto: guarda, ci sono tutta una serie di progetti, di piani che possono avere anche un impatto significativo sul trattamento dei dati, con riferimento appunto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui regolamento 2021-2014, e il Piano Nazionale per gli Investimenti in Energia Elettrica e Ambiente 2030. Mi pare che si tratti di circa di 250 miliardi di euro di progetti da gestire, 248 miliardi di euro. Tu, garante, mi devi dare i pareri, ma me li devi dare entro 30 giorni. Quindi, allora, c'è già il garante che da diverso tempo, anzi da ormai sono parecchi anni, si sta alimentando per la scarsezza di risorse. I componenti dell'ufficio, che sono 162, adesso in forza mi pare che siano 100,
148, 149 in forza, sono scarsi rispetto a tutti gli incombenti di cui abbiamo nutrito il garante. Il collegio sono 4 persone, il componente apicale che deve firmare tutti i provvedimenti che fuoriescono da parte dell'autorità amministrativa indipendente, quindi alcuni hanno pensato, non a torto, che questa compressione di termine non permetterà al garante di arrivare per tempo ed esprimere un parere tutte le volte in cui questo gli verrà richiesto. E qui si vede un po' di malizia da parte del governo, probabilmente. Non so tu però cosa ecco, ne pensi, io, ma... Io, diciamo, da un lato anch'io ho sottolineato come è in atto, è inevitabile, diciamo, come spettatore esterno non si può non sottolineare una forte centralizzazione delle funzioni da parte del governo rispetto non soltanto alle autorità amministrative indipendenti. Io lo vedo nell'anticorruzione rispetto ad ANAC, negli appalti rispetto ad ANAC, ma questo già anche il governo precedente e quello precedente ancora. Diciamo nel disegno del nuovo, nella riforma del testo unico, mi pare anche. La no? riforma del testo unico degli enti locali c'è rispetto alle autonomie locali, le autorità indipendenti. Forse anche frutto del fatto che durante il periodo emergenziale sono emerse problematiche legate alla diciamo visibilità di queste autonomie che hanno adottato anche atti diciamo discutibili. Questo mette in crisi 20 anni di diritto amministrativo. Noi siamo vissuti con le Bassanini in un sistema fondato sulla sussidiarietà verticale, il federalismo fiscale amministrativo. Stiamo andando, piaccia o non piaccia, è costituzionalmente legittimo, siamo stati 40 anni in un sistema centralista, in un sistema neocentralista, indubbiamente, questo come sfondo. Sì, bisognerebbe anche ricordare che la 241 del 90 che te ami commentare al tempo fu accompagnata anche da un'altra legge importante, la 142 del 90, che prevedeva degli accentramenti, che prevedeva delle fusioni di comuni, che prevedeva tutta una serie di misure che non sono state mai attuate fino ad arrivare al tempo bassaniniano. Va bene, allora, dai. C'è da dire che nel merito non vedo niente di così problematico no. nel dare un termine ragionevole, perché 30 giorni no, neanche io. Ragionevole se l'organico è indispensabile. In più, dietro ci sono 248 miliardi. Cioè, non si sta dicendo che il garante poi non può più intervenire, ha perso il potere. No, ma adesso arriviamo al problema. Ecco, perfetto. Adesso arriviamo al problema di questo decreto legge. Vorrei sentire anche tu che cosa ne pensi. Io qua ho riassunto le opinioni di tutti coloro che si sono manifestati in maniera, diciamo così, audace, parlando addirittura di attentato al codice, di rivoluzione insanabile, di una sorta di nulla osta e di libera tutti, per quanto riguarda questo mascherato interesse legittimo che surrettiziamente sarebbe stato fatto passare a credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e dall'altra parte ho messo le opinioni. Aspetta un attimo, Lorenzo, se sposti un attimo il telefono un po' più lontano, mi dicono si sente un po' di eco. Ora sì, in effetti. Ecco, scusatemi. No, dico, ho messo da una parte i commentatori critici. Dall'altra parte coloro che dicono invece non è successo niente, tutto sommato va abbastanza bene, si tratta di una scaramuccia tra l'autorità garante e il governo, che ha dimostrato di non soffrire molto bene gli interventi che lo stesso garante ha effettuato nel corso degli ultimi mesi, soprattutto con riferimento alla normativa in materia di Green Pass, no? Quindi ho messo un po' chi ha una visione critica e chi invece dice ma tutto sommato non è che questo intervento con un decreto legge abbia creato chissà quale sconquassi. Io però penso che entrambe queste due correnti di pensiero non colgano nel segno. La problematica per me qui è più radicale. Infatti se vuoi andare avanti io ho cercato di individuare in maniera, ecco, quelle che potrebbero essere le criticità rilevabili meno a caldo. Allora, innanzitutto l'uso dello strumento del decreto legge, e ho già detto la mia, cioè ho detto attenzione, io creo la possibilità per tutte le istituzioni e autorità competenti di autolegittimarsi rispetto ad un trattamento che potrebbe essere anche molto delicato, senza avere la certezza certa che entro 60 giorni la legge converta questo decreto legge o subentri una legge di sanatoria da parte delle Camere. Andiamo punto per punto, ti dico anche la mia sui vari punti. Io qui il problema teorico lo vedo, pratico no. Il decreto sarà convertito e sarà convertito in questa forma.
Vai, vai avanti. No, ma sicuramente, perché abbiamo un Parlamento molto, molto, molto debole, quindi si può scommettere su questo, però rimane una scommessa, la si vincerà, ma rimane una scommessa. I presupposti di straordinaria necessità ed urgenza ci potrebbero essere, ci sono, con riferimento ad esempio all'articolo 3 che autorizza il datore pubblico, il datore privato a chiedere in anticipo, no, per potersi organizzare se sussiste o meno il possesso del Green Pass ai propri lavoratori, e va bene. Questo intervento sul codice nazionale io non lo vedo così rientrare in queste proposte di estrema straordinarietà e necessità. Poca considerazione della Corte di Giustizia, ho messo lì una sentenza importante sul bilanciamento tra finalità di sicurezza e pulizia e diritti degli interessati, e soprattutto scarsa considerazione del garante come soft policy maker, no? Noi vediamo anche se tu prendi in considerazione il codice nazionale, il 2 sexies e il 2 septies, c'è la possibilità del garante, anzi il garante avrebbe già dovuto emanare quelle misure di garanzia attinenti ai dati particolari che costituiscono presupposto di legittimità affinché le istituzioni possano trattare quei dati per l'attuazione delle loro finalità. Ecco, però poi c'è la questione della diffusione dei dati, che è data dal combinato disposto comma 1 bis comma 3 che ha modificato l'articolo 2 ter del codice, e la questione del consenso, che non sto a approfondire ma che è abbastanza poco rilevante in questo contesto. Però a mio avviso ci sono altre due questioni molto importanti. In primo luogo bisogna capire in questo contesto chi sia il titolare del trattamento. Cioè, se noi facciamo correre il pensiero al regolamento generale 953 del 2021 e in particolare all'articolo 10 di questo regolamento generale, è vero, attenzione, non confondiamo le acque, è un regolamento che si riferisce ai certificati verdi cosiddetti interoperabili a livello di Unione Europea. Però il paragrafo 6 dell'articolo 10 del regolamento 953 del 2021 individua chiaramente quelle autorità statali o gli stati che rilasciano il Green Pass come titolari del trattamento. E qui secondo me c'è una problematica di titolarità, perché se il Consiglio dei Ministri individua delle norme, le pone, e da questo punto di vista non sono norme che vanno a modificare per 60 giorni soltanto questioni attinenti al GDPR, perché 132,5 ad esempio impatta fortemente su tutti quei trattamenti di cui al DLGS 51/2018. Ecco, alla luce di questa modifica, che impatta su tutto quello che può riguardare la protezione dei dati, io devo individuare innanzitutto chi è il titolare del trattamento e mi devo porre in quest'ottica per due ragioni fondamentali. La prima è che dal mio punto di vista qualcuno una DPA la deve fare. Qui c'è qualcuno che ha già commentato dicendo: no, però attenzione, perché in base all'articolo 35 paragrafo 10 del GDPR esiste già una DPA che è stata svolta dal governo e sottoposta al garante in relazione al decreto legge 52/2021, quello delle scuole, degli istituti equipollenti, della piattaforma, della possibilità del preside, del dirigente scolastico di verificare l'ingresso, il possesso del Green Pass rispetto agli insegnanti che entrano tutti i giorni nelle scuole, ma è una cosa diversa rispetto all'estensione che è stata operata dal decreto legge 52/2021 e soprattutto dal 127/2021, che riguarda l'ambiente privato e l'ambiente pubblico e l'obbligo di tutti i lavoratori di possedere il Green Pass. Quindi abbiamo il primo aspetto della DPA, chi fa la DPA. Poi abbiamo un altro aspetto, quello della consultazione preventiva. L'articolo 36, qui è un po' da addetti ai lavori, però è giusto, visto che tu dai delle indicazioni a persone che ormai masticano un po' il trattamento dei dati. L'articolo 36 del regolamento generale non è che abolisce la consultazione da parte di tutte quelle autorità che si mettono in modalità legislativa del garante. Se noi andiamo a prendere il paragrafo 4 dell'articolo 36, ecco, il paragrafo 4 dice che in presenza di una proposta di legge o di un disegno legislativo, chi emana questa proposta di legge deve consultare previamente il garante. Ecco, mi si potrebbe dire, però non è la stessa cosa, perché un decreto legge è un atto avente forza di legge, atto normativo, non fonte fatto, e di conseguenza non è prevista espressamente dal comma 4 dell'articolo 36, e mi sta benissimo. Però se io a questo punto vado a prendere la modifica che ha impattato sul 132, gli accertamenti di polizia, i dati di traffico telefonico e di traffico telematico, ok? Io non posso non prendere in considerazione il DLGS 51/2018 e in particolare l'articolo 24. Perché l'articolo 24, permettimi di leggerlo perché non lo conosco a memoria,
prevede due ipotesi. In primo luogo, che prevede che il garante sia consultato nel corso dell'esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo, ovvero di uno schema di regolamento o decreto. E quindi è ovvio che in questo caso questo decreto legge non abbia avuto la consultazione preventiva del garante. Non l'ha avuta ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 36, non l'ha avuta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 24 del DLGS 51-2018. Quindi per me qui c'è una mancanza da parte di un titolare del trattamento o comunque, diciamo così, del governo in modalità legislativa di aver mancato la consultazione preventiva del garante e, in secondo luogo, come dicevo prima, dello svolgimento di una DPA specifica che qualcuno dovrà aver fatto. Allora, Simone, ricapitolo, allora, perché altrimenti non riesco farmi intendere. Qui per me c'è un problema di individuazione di titolarità alla luce delle linee guida 7-2020 per come licenziate due mesi fa, nel corso del 2021. C'è un problema di individuazione di titolarità rispetto allo svolgimento di una Data Protection Impact Assessment e c'è un problema di consultazione preventiva che comunque rimane. Quindi allora, questo decreto legge, io qua lo dico come giurista, per me è un decreto legge illegittimo sotto questi profili. Allora, tesi assolutamente ben esplicitata, chiarissima in tutti i suoi punti. Io, a onore del vero, allontano un po' il telefono perché fa un po' eco. Allora, io a onore del... fa molto rimbombo, no? Allora, io a onore del vero... relativamente all'ultimo punto, il decreto 51 è un decreto legislativo, quindi il decreto legge fonte pari livello successiva può averlo abrogato implicitamente o comunque è capace di derogare al decreto senza che questo comporti profili di legittimità, perché non può essere parametro di costituzionalità una norma di pari livello, deve essere una norma costituzionale o comunitaria. Quindi è quel punto. Comunitaria, però mi dicevi bene che hai quella norma che abbiamo mostrato che fa riferimento soltanto, guarda caso, all'atto legislativo adottato dai parlamenti nazionali e non dai governi. Chiaramente, no, l'elaborazione di una proposta di atto legislativo. E siccome per atto legislativo a livello comunitario si deve intendere che siamo un'azione più ampia, ma non di Parlamento nazionale. Quindi secondo me, da questo punto di vista, regge il decreto. Così come regge il presupposto che in Italia abbiamo una decretazione d'urgenza di fonte primaria che non c'è negli altri ordinamenti o non c'è in tutti gli altri ordinamenti comunitari, per cui noi abbiamo la previsione costituzionale della possibilità del governo di adottare in via d'urgenza questo tipo di atti, cosa che non c'è appunto negli altri ordinamenti e che lo rende peculiare. Se ci fossero stati i presupposti per fare la DPA e chiedere il parere al garante, non ci sarebbero stati i presupposti per fare il decreto legge, perché se c'è straordinarietà ed urgenza non puoi chiedere il parere. È come mutatis mutandis nel diritto amministrativo, il sindaco che chiede i pareri agli uffici per fare una contingibile d'urgente che rende illegittima la contingibile d'urgente nel momento in cui tu hai atteso nella sua emanazione. No, faccio l'avvocato del diavolo. Non si parla di parere, Faccio l'avvocato del diavolo. Non si parla di parere, di consultazione, basta la consultazione istantanea in un giorno come è avvenuta già nelle camere. E valutazione di impatto. Secondo me la valutazione di impatto preventiva, non ci sono gli estremi, c'è da capire se si può fare una valutazione di impatto governativa su trattamenti fatti, anzi su non trattamenti, perché noi sappiamo che il problema del Green Pass è anche quello, che molti di questi sono non trattamenti, cioè impossibilità di trattare o divieto di trattare i dati relativi al controllo. Faccio semplicemente l'avvocato del... Simone, perdonami, vai. Anche precedentemente... nella persona del presidente dell'autorità garante è intercorsa la mera consultazione, cioè l'articolo 24 del DLGS 51-2018, che è applicazione della 680-2016, parla di consultazione, non parla di parere, e la consultazione in questo caso non mi risulta essere intercorsa. È vero, se, quindi per quanto riguarda l'aspetto impatto in tema di trattamenti che riguardano anche accertamenti di polizia, per me manca questo passaggio. Per quanto riguarda la non applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 36, ma il decreto legge
si propone di essere convertito in legge ed è un progetto, cioè lo stesso progetto che alcuni ministri presentano in sede di Consiglio dei Ministri e dopodiché, appena approvato, viene passato subito alle Camere. E per me ci sono anche gli estremi di rientrare nel paragrafo 4 dell'articolo 36. Per quanto riguarda la DPA, se è vero che l'articolo 35 ci può lasciare qualche scappatoia, GDPR, è altrettanto vero che l'articolo 23 del DLGS 51-2018 non ci lascia scappatoie. Se il trattamento per l'uso di nuove tecnologie, per la sua natura, per l'ambito di applicazione, per il contesto, le finalità, presenta un rischio elevato. E questo articolo è già stato interpretato restrittivamente anche dal garante. Caspita se non c'è un rischio elevato. Io vengo controllato, io posso essere in possesso, posso essere non in possesso, posso trovarmi all'interno degli ambienti di lavoro e non essere in possesso del Green Pass o ad avere un Green Pass scaduto e mi fanno controllo la sera e di conseguenza rapporto informativo, elevazione del verbale, trasmissione del verbale alla prefettura, conseguenze di tipo sanzionatorio, conseguenze di tipo penale, l'impatto elevato. Quindi dall'articolo 23 non si scappa. La consultazione, oltretutto, ti dico anche, è prevista... comma 1 dell'articolo 24 del legge 51-2018, lettera B, quando il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e libertà degli interessati anche in ragione dell'utilizzo di tecnologie e procedure, ovvero dei dati biometrici. Caspita, cioè le procedure tecnologiche ci sono e sono innovative. Non è che le pubbliche amministrazioni stanno utilizzando questo tipo di struttura tecnologica da anni. No? È nuova e per novità non si deve intendere una novità in senso assoluto. Quindi secondo me questo decreto legge è in sé radicalmente illegittimo per le finalità che ti ho detto, non tanto perché toglie o aggiunge o modifica dei poteri che abbiamo visto che sono già provvisti e erano in nuce nell'ambito della normativa del regolamento generale, ma proprio perché questi presupposti di estrema gravità ed urgenza relativamente, non metto in dubbio che le comunità slovene dell'Alto Adige debbano avere degli immobili messi a disposizione. Anche qua è un po' particolare che tratti anche di queste cose il decreto legge. Però intervenire a gamba tesa su un codice nazionale che prevede il rispetto di una norma sovranazionale senza considerare minimamente, perché a mio avviso il governo non ha minimamente considerato, preso in considerazione il DLGS 51-2018, io lo ritengo abbastanza grave. Poi, non so, giustamente tu dici il governo è forte, il Parlamento è debole, arriverà la legge sanante, arriverà la conversione. No, io su questo il mio appunto era il decreto legislativo 51 è fonte primaria pari del decreto legge e quindi successivo non può avere quello come parametro di riferimento costituzionale. Però sulle tue valutazioni. No, ma secondo me... Però l'abrogazione tacita, tu mi insegni che deve avere dei presupposti l'abrogazione tacita, c'è una discussione costituzionale abbastanza forte sul tema. Allora, quindi... chiudendo, diciamo che a mio avviso, pur rinvenendo che probabilmente i presupposti per un intervento col decreto legge per intervenire su una materia consolidata, quale quella del GDPR, delicata, quale quella del GDPR, forse non è il massimo dell'opportunità, avendo proprio una così forza in Parlamento da poter fare un iter legislativo sicuro, perché oggi è difficile con il 70%, 80% della maggioranza in Parlamento non approvare una legge, ecco, probabilmente questo è l'elemento di opportunità meno forte. Concordo con te sul fatto che le norme introdotte di per sé stesso non hanno nessuno contrasto con il GDPR, perché anche il pericolo che l'amministrazione si autolegittimi attraverso un provvedimento che poi diventa sindacabile, cioè se eccedo i limiti del provvedimento legislativo, poi i provvedimenti della pubblica amministrazione sono sindacabili dal giudice, anche ai limiti della disapplicazione del decreto legge nella parte in cui dovesse essere inteso come attributivo di un potere assoluto della pubblica amministrazione di individuare le finalità, va interpretata comunque in senso restrittivo, cioè rimane limitato a quel trattamento dei soli dati non particolari che la pubblica amministrazione possa fare, poi rimane gli altri principi, ecco, ribadiamolo, la pubblica amministrazione rimangono i principi di minimizzazione,
di registro trattamenti, di accountability, per cui non è che a questo punto è bomba libera tutti, rimane tutto il resto del GDPR, come se ci si fosse dimenticato. Io consiglio altamente alle istituzioni delle pubbliche amministrazioni di affrettarsi ad autodeterminare basi legittimanti di trattamento sotto forma di comunicazione e diffusione, se non tra 60 giorni. Io allo stesso modo, ancora di più, direi di trovare già ora basi legittimanti anche in presenza di questa norma. La norma ti facoltizza, ma non ti obbliga a utilizzarla, per cui io starei molto attento a fare. E secondo te, Simone, il governo ha letto le linee guida delle DPB 7/2020 in tema di titolarità? Ha tenuto conto dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento generale 953/2021? Non penso. Per emanare questo decreto legge? Non c'è in questo momento, chiaramente, ma è evidente, non c'è una sensibilità ad affinare le problematiche giuridiche, mentre si va più sulla sostanza, a volte in maniera anche tranchant, anche con alla base uno scontro fra virgolette fra poteri, e in particolare dei poteri delle autorità amministrative indipendenti. Io non so se oggi c'erano troppi poteri nelle autorità amministrative indipendenti e quindi si sta tornando ad un sistema ordinario, oppure si sta tornando troppo indietro. Sicuramente è evidente, lo vedo nel TUEL, lo vedo nell'anticorruzione, lo vedo nel codice degli appalti, lo stiamo vedendo qui, lo stiamo vedendo in vari settori. Ma secondo me l'autorità amministrativa indipendente in questo momento dovrebbe sanzionare il Consiglio dei Ministri. E questo è il problema. Se il garante ci sta sentendo... Dovrebbe sanzionare il Consiglio dei Ministri, perché almeno nell'ambito d'applicazione del 51/2018 con riferimento alla consultazione, che non prevede pareri ma prevede la consultazione anche orale come già intercorsa in precedenza, nulla è stato fatto, nulla è stato detto, e il 132,5 impatta fortissimamente su tutti quei trattamenti che riguardano accertamenti di reati. Quindi questo punto di vista non si scappa. Lorenzo ci ha dato quest'ultima provocazione che magari può anche essere recepita. Non è una provocazione, essere... Simone, vedi che io ho detto anche ai compagni, ai colleghi illustri, legulei, ho detto prima di fare allarmismi bisognerebbe andare a individuare le norme. Noi abbiamo individuato il paragrafo 3 dell'articolo 6 del GDPR, che ho detto guardate che c'è quel o se la pubblica amministrazione ritiene che sia utile per l'applicazione delle finalità generali, quindi c'era già in nuce quella facoltizzazione. Però sono stati persi di vista altri elementi fondamentali, lo strumento del decreto legge, il fatto che sia una fonte normativa ma provvisoria, la consultazione preventiva è stata un pochino così trascurata, la consultazione elementi tutti, la DPA e soprattutto la titolarità, cioè rispetto a tutto il sistema che è stato creato in ambito di Green Pass, paraginoso, articolato, che sta creando un sacco di problemi. Ma chi è, alla luce delle indicazioni che ci ha dato le DPB, il titolare del trattamento? Guardate che non sarebbe azzardato dire è la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri, Non sarebbe azzardato dirlo, Allora, noi abbiamo lanciato tanti spunti, soprattutto Lorenzo ha lanciato tantissimi spunti. Vi ricordo al link che vi ho messo a disposizione, trovate il materiale, il link per poter visualizzare, diciamo, nuovamente il video. Con Lorenzo, che trovate anche alla sua email e al suo studio legale, potete ovviamente contattarlo e ci rivedremo presto, perché il tema sicuramente, quantomeno di qui a 35 giorni, perché la conversione in legge sicuramente sarà accelerata dal fatto che poi andiamo in sessione di bilancio e quindi penso fra un mesetto noi saremo a commentare la conversione in legge e poi parleremo anche degli altri. Grazie Simone, grazie anche perché diamo spazio anche un po' di spazi un po' di elementi critici, no? Cerchiamo di stimolare anche la visuale critica nelle cose. Assolutamente. Saluti a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao, grazie. Arrivederci.